Salute e sport sono direttamente collegati, allora parliamo proprio dei programmi sportivi della Regione Lombardia con l'assessore Antonio Rossi. Assessore, oggi in giunta approvate due delibere, una di queste riguarda la promozione dell'educazione sportiva, ma non solo, infatti sono quattro gli assi su cui si fonda questa delibera. Sì, una delibera veramente molto importante che insomma, approviamo un accordo di programma quadro fatto con diciamo, i principali attori che operano allo sport in Regione Lombardia. Quindi Regione Lombardia con l'Ufficio Scolastico Regionale, con il CONI, con il CIP, con l'UPL e con l'ANCI, insomma, si mettono tutti attorno in tavolo e penso che sia veramente qualcosa di innovativo perché vuol dire avere e portare avanti dei piani e una strategia comune per lo sport in Lombardia. Come dicevi, questo accordo è diviso in quattro assi. Il primo asse riguarda l'impiantistica sportiva, il censimento diciamo, degli impianti sportivi. È molto importante anche l'aiuto che ci darà l'Ufficio Scolastico Regionale e il CONI, perché metteremo assieme le palestre diciamo, scolastiche con le palestre e le associazioni sportive in un'unica piattaforma che è quella che già un po' ha la Regione Lombardia, ma verrà sicuramente implementata. Il secondo asse è molto importante, anzi importantissimo. Riguarda lo sport nelle scuole. Vogliamo portare avanti un progetto e stiamo investendo tanto anche come Regione Lombardia, più di 1.300.000 euro, per portare lo sport nelle scuole primarie, cioè affiancare un esperto, un laureato di scienze motorie alla maestra e cercare di far fare 2 ore, non soltanto come prevedeva il progetto pilota di alfabetizzazione motoria del CONI e del MIUR, non soltanto nel secondo semestre, ma durante tutto l'arco dell'anno. Quindi sarà, penso, partirà dai primi di novembre fino a fine aprile, primi di maggio. Il terzo asse invece riguarda tutti quei progetti, tanti progetti che riguardano la diffusione e la pratica dello sport, quindi sport e sicurezza, sport e salute, sport ambiente, sport e carcere, insomma, veramente tutti quei progetti che servono per aumentare la cultura sportiva. Il quarto asse invece è molto importante, anche questo è Expo 2015, quindi tutti gli eventi di grande portata, che possono portare insomma, grande pubblico, quindi fare anche conoscere il nostro territorio a tante persone. Insomma, questo è uno degli assi insomma, che abbiamo ritenuto con gli altri soggetti che sottoscrivono l'accordo molto importante. È un investimento di 20 milioni globale da qui al 2015, ovviamente è un quadro finanziario che andrà ad aumentare perché soltanto Regione Lombardia può fare una pianificazione triennale e in questo momento insomma, la Regione Lombardia mette quasi 19 milioni. Un'altra decisione riguarda i percorsi. Sì, abbiamo approvato in giunta diciamo un piano operativo per poter mettere in sicurezza dei sentieri, delle alte vie, insomma delle falesie, creare anche un percorso di Nordic Walking, questo in 6 parchi lombardi. Penso che diciamo, in uno spot potrebbe essere sport a impatto zero e a basso costo, bassissimo costo.